Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video di Stardust House. Siamo appena rientrati in villa e come non aspettarcelo che subito ci buttano delle belle sfide. Hanno subito messo in confessionale. Andiamo a scoprire cosa ci devono raccontare. Andiamo! Cos'è questo? Leggiamola. È il momento di scegliere un buon proposito per questo rientro. Pensaci bene e mi raccomando, dovrai rispettarlo, magari a marzo ne riparleremo. In ambito lavorativo vorrei riuscire a raggiungere obiettivi che mi sono prefissato. Non li dico perché sono dell'idea che se spiego i miei obiettivi dopo non si realizzano. Personalmente invece vorrei crescere molto nella dialettica. E ragazzi, sì, devo tornare in palestra. Il proposito per la sfida di Stardust invece sarà quello di impegnarmi per portare più qualità, più contenuti sul mio canale YouTube. Il primo è assolutamente quello di fare skincare o comunque migliorare la mia situazione dermatologica. Non funziona niente. Secondo proposito, vorrei imparare a cantare. Non ha un fine questa cosa, non voglio fare il cantante, non voglio farlo sui social. Però per fine personale mio, come ultimo proposito, vorrei farmi un tatuaggio. Ho troppa paura degli aghi. Per rispondere alla sfida di Stardust, probabilmente sceglierei quello della skincare. Finire questa serie su TikTok e risolvere la mia acne. Molto importante, un obiettivo che vorrei raggiungere nel 2024 è sapere finalmente nuotare. Che non è una cosa che non so fare, non sono capace, lo ammetto. Il mio proposito per la sfida di Stardust è avere una posizione solida su YouTube. Trovare una compagna perché mi sento troppo solo nella mia vita. Vorrei tanto imparare a cucire, è una cosa che mi sto promettendo da tantissimo tempo. Se no, un altro dei miei tanti sogni nel cassetto sarebbe provare a tatuare. Quindi la mia prova sarebbe provare a tatuare qualcuno. Non penso che farò niente di queste cose che ho detto, però io ci provo, cioè ci metterò di tutto per farlo. Allora, innanzitutto buon anno a tutti. Il mio primo buon proposito è essere più costante in palestra, è importantissimo per me. Un altro, che è molto conforme al mio percorso qui dentro di Stardust, è trovare un nuovo format. Ne sto provando diversi in questo periodo. Voglio trovare qualcosa di nuovo e innovativo che mi rappresenti al meglio. Per rispettare questa sfida, il mio proposito sarà quello di sperimentare più format possibili. Ne vedrete delle belle. Cercare di mettere me stessa al primo posto. Per la sfida di Stardust ho scelto un buon proposito concreto, cioè già l'anno scorso mi sono fatta vedere molto struccata essendo una mia insicurezza, però ci sto ancora lavorando e quest'anno voglio mostrarmi naturale al 100%. Sicuramente andare al concerto di Marrakesh, che è da un sacco di tempo che lo dico ma ancora non ci sono andata. Lavorativamente parlando vorrei entrare al 100% nel mondo della moda. L'ultimo mio buon proposito è vestirmi sempre bene, fare un sacco di outfit bellissimi per essere sempre impeccabile. Il proposito che scelgo per la sfida è quello dei vestiti. Questa sfida la faremo insieme, vi porterò con me ovunque andrò a fare shopping, promesso. Allora, in realtà io mi ero promessa che non avrei fatto dei buoni propositi, perché ogni volta che li faccio finisce che poi alla fine non li porto mai a termine. Però per questa occasione mi sembra ovvio che io ne debba fare qualcuno. Allora, sicuramente migliorare in dizione, migliorare con il ballo, leggere di più, guardare più film, condurre un programma televisivo. Però quello che voglio assolutamente portare a termine è quello dei libri e dei film, perché sono una cosa che mi piace davvero tanto tanto tanto, però non mi dedico abbastanza tempo. Quindi ho già stilato una lista di tutti i film e di libri che voglio leggere e vedere, e vedremo un po' a marzo come sarò messa. Ogni volta che vedrò un nuovo film o leggerò un nuovo libro vi farò una recensione. Uno, partiamo da me, che mi sono posta l'obiettivo di andare in palestra. Non dico tutti i giorni, ma almeno 2 volte a settimana. Poi il proposito che ho scelto per rispondere alla sfida di Stardust è iniziare sempre di più a fare video parlati, perché mi piace far vedere com'è la vera Alissa. Sinceramente, prendere la patente. Ragazzi, io ho 19 anni, cosa faccio ancora senza la patente? Il proposito per quest'anno della sfida che mi ha lanciato Stardust è di fare molto più contenuti in spagnolo, come già avevo iniziato l'anno scorso. Vamos chicos! Aia! Prepararmi dei propositi o comunque degli obiettivi da rispettare durante l'anno è una cosa che faccio sempre. Anche quest'anno ho tantissimi propositi. Sicuramente nella mia lista ci sono impegnarmi molto molto di più nel mio lavoro, quindi dare sempre il massimo, cercare di comprare meno vestiti e meno trucchi. Meno io, credo.
Il proposito che vorrei tenere in considerazione per quanto riguarda la sfida di Stardust penso sia sicuramente fare più video parlati, quindi mostrare più parti di me sui social proprio per farmi conoscere al 100%. Ne ho solo uno, però è molto bello, è di sconfiggere la mia timidezza, perché nonostante aver intrapreso questo lavoro, diciamo che non l'ho sconfitta del tutto. Mi piacerebbe iniziare a parlare di più di me sui social. L'anno scorso ho fatto solamente 2 video parlati e sono un po' pochini, però quest'anno ho l'obiettivo di farne molti di più. Affermarmi di più sul mondo della moda, quindi portare contenuti, foto, video inerenti alla moda. Il secondo è cercare di essere meno impulsiva, di essere anche un po' più riflessiva. Il terzo è impegnarmi per apprezzare di più le cose belle che mi accadono. E il quarto è un mio grande desiderio, ma che non voglio dire per scaramanzia, quindi... Per la sfida ho deciso di portare il primo proposito che ho detto, quindi a marzo vedremo se sono riuscita a portare contenuti sulla moda. Inizierò ad andare in palestra, perché poi vorrei rimettermi un po' in forma. Poi c'è essere promosso a scuola, che non è proprio così facile, non è scontato. E come terzo proposito c'è vestirmi meglio, perché mi vesto veramente male. Ho tantissimi vestiti ma non li riesco a mettere bene insieme, però migliorerò anche sotto questo aspetto. Ma il buon proposito che scelgo per la sfida è quella di iniziare a portare più contenuti che riguardano la mia persona. Oltre che intrattenere con varie serie, vorrei iniziare a fare più video su Alberto. Ragazzi, questi i nostri propositi per quest'anno, speriamo di mantenerli, o almeno proveremo. Lasciate un commento, un mi piace, iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video. Ragazzi, mi è appena arrivato un messaggio da Stardust. Non date per scontato il vostro posto in house. Costanza e coerenza sono caratteristiche essenziali per diventare dei creator. Ma in che senso, scusa? E quindi?